chiese l'ultimo saluto a Chiara Ugolini, la 27enne brutalmente uccisa dal vicino di casa, ora in carcere. Il vescovo dal pulpito parla di barbarie. La lettera del papà: non sono riuscito a proteggerti. È stato ritrovato il corpo senza vita di Federico Lugato, l'escursionista disperso dal 26 agosto in Val Zoldana. Il dolore via social della moglie Elena, che per giorni ha mobilitato centinaia di persone. È in carcere Walter Onichini, macellaio di Legnaro, che 8 anni fa sparò al ladro che gli stava rubando l'auto dal garage. La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. Stiamo cercando di fare l'impossibile, così il presidente Zaia sull'avvio della scuola. Poi annuncia entro fine settimana il Veneto parte con la terza dose di vaccino, lo conferma il generale Figliuolo. In Veneto ritorno in classe per 575.000 tra bambini e ragazzi, il nodo Green Pass per docenti e genitori, controlli sugli autobus con l'obiettivo di garantire l'anno in presenza. Tamponi salivari nelle scuole, nel veneziano in distribuzione da domani, primi 141 kit nei due istituti Sentinella di Milano e Spinea, monitoraggio che durerà per l'intero anno scolastico. L'Europa formalizza l'avvio del riconoscimento del Prosek croato, l'ira della regione e delle associazioni di categoria è vergognoso. Ben ritrovati, buonasera, questo è il TG del Veneto. Ferocia umane, barbarie, mattanza. Con queste parole si è rivolto ai cittadini di Fumane oggi il vescovo nel giorno dell'ultimo saluto a Chiara Ugolini, la 27enne barbaramente uccisa. Il suo assassino è in carcere. Andiamo a vedere le immagini del suo funerale. Il feretro con il corpo di Chiara Ugolini arriva davanti alla chiesa parrocchiale della piccola comunità di Fumane in una giornata calda e muta. Fumane si è fermata, oggi è lutto cittadino. Serrande abbassate ed un silenzio lungo e profondo accoglie l'ingresso della bara in chiesa. Ad attendere Chiara per l'ultimo viaggio la mamma, il papà, il fratello e il fidanzato Daniel, visibilmente provati dal dolore. La famiglia intera, ma anche le amiche della squadra di pallavolo in cui Chiara giocava e allenava, tutti gli assessori dei servizi sociali dei 37 comuni del distretto Ovest Veronese, in fila con in mano il fiore simbolo della lotta contro la violenza alle donne. Poi diversi primi cittadini e centinaia di persone comuni stipate attorno alla chiesa ad assistere alla celebrazione grazie al maxi schermo allestito sul sagrato. Sulle terrazze, sui balconi, i messaggi Chiara per sempre e lo striscione sul portone Ciao Chiara. Chiediamo l'aiuto di Dio per affrontare questa tragedia con dignità, ha detto il vescovo Giuseppe Zenti, attorniato dai sacerdoti con il parroco Don Emanuele, che non ha mancato di condannare fermamente l'assassinio di Chiara. Ma qualunque sia l'esito del processo, una cosa è certa. Chiara è morta per aggressione vile e diabolica, assurda, inumana, mentre sognava un futuro in grande. Chiara è morta martire della violenza malvagia e della sopraffazione dell'uomo sulla donna, ha detto il vescovo. Inedita barbarie, ritenuta manifestazione di libertà, la cultura di sopraffazione del più forte. Fermiamo questa strage. È diventato un bollettino di guerra. È un bollettino di guerra che riteniamo debba esaurirsi in una decisa determinazione dell'intera società a porre fine a questa ignobile e inumana mattanza di donne. Seguono una serie di preghiere anche per affidare a Dio il dolore della famiglia di Chiara e poi il ricordo commosso ed appassionato delle amiche. No, non ti possiamo sostituire, ma possiamo provare a farti vivere e rivivere in parte in noi. Ciao Ugo, la tua squadra. E quello del papà. Il giorno che sei nata avevo giurato che ti avrei sempre protetto per la vita, da tutto e da tutti. Scusami tesoro mio, ma la cattiveria umana è stata più forte. Femminicidi dunque, ricordiamo che domani è previsto l'interrogatorio invece di Pierangelo Pellizzari, responsabile dell'uccisione della moglie Rita Amens a Noventa Vicentina alcuni giorni fa. Ancora una tragica notizia, perché oggi è stato ritrovato il corpo senza vita di Federico Lugato in Val di Zoldo, l'escursionista originario di Venezia ma residente a Milano, disperso ormai dal 26 di agosto. I dettagli. Hanno
trovato Federico, ce la faremo in qualche modo, anche grazie a voi. Lo scrive in una story sul proprio profilo Instagram Elena Pancera, moglie di Federico Lugato, l'escursionista trovato morto oggi dopo 18 giorni in Val Zoldana, un dramma che ha mobilitato un intero comprensorio. Il ritrovamento verso mezzogiorno nella zona in cui si erano concentrate le ricerche nel gruppo del San Sebastiano. Sono stati cani molecolari a fiutare le tracce che hanno portato tra Pian delle Mandre e il Col de Michiel. L'hanno trovato vicino fondamentalmente a dove lui aveva indicato di andare, quindi tra la biforcazione di due sentieri, peraltro nemmeno troppo lontano, probabilmente le ricerche infruttuose, anche perché di fatto pare che sia stato trovato sotto un mugo. Noi lo chiamiamo Barance, è un pino, un mugo che praticamente copre completamente ciò che ha sotto, quindi in superfici molto ampie per trovare la persona bisogna proprio cascarci sopra. Fin da subito erano stati mobilitati una settantina di operatori tra soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco, protezione civile, più altri volontari privati, compresi amici e conoscenti, che hanno risposto agli appelli social della moglie Elena, convinta in un primo momento che Federico fosse vivo in attesa di essere trovato. Una settimana fa le ricerche erano state sospese, restavano in loco alcuni operatori professionali e proprio nelle scorse ore era previsto un nuovo vertice in prefettura Belluno per fare il punto della situazione. Sarà con ogni probabilità un'autopsia a chiarire come e da quanto tempo Federico avesse perso la vita. Alla moglie Elena l'abbraccio della Valle di Zoldo. Credo che per lei perlomeno ora ci sia un punto fermo dal quale poter in qualche modo ripartire. L'incertezza del proprio marito, insomma, che non si trova, credo che sia frustrante, dolorosa. La Valle è sotto shock, naturalmente questo è un epilogo tragico che un po' si poteva anche, diciamo, immaginare, però quando te lo dicono, insomma, lascia tutti sgomenti. Andiamo in A4, c'è stato un pericoloso tamponamento questa mattina in direzione Milano all'altezza di Verona fra due mezzi pesanti, uno dei quali trasportava liquido infiammabile. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco insieme ai colleghi del nucleo nucleare radiologico di Mestre per travasare il liquido gasolio, anche se non c'era stata fuoriuscita. Alle 11 si registravano una decina di chilometri di coda fino all'allacciamento con la A22, uscita obbligatoria al casello di Verona Est. L'autocisterna trasportava 23.000 litri di carburante diviso tra gasolio e benzina. Solo alle 14.30 si è potuto aprire una corsia, mentre le operazioni continuavano con il travaso del gasolio ancora stivato nella cisterna. Ed è in carcere dal primo pomeriggio Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che 8 anni fa sparò al ladro che gli stava rubando l'automobile in garage. Per la Cassazione non fu legittima difesa, ma tentato omicidio. Walter Onichini è già in carcere. Alle 14.30 lo avevamo contattato per commentare la sentenza, ma la moglie ci ha risposto al telefono con un filo di voce mentre i carabinieri lo stavano portando via. Il macellaio di Legnaro ha ricevuto la condanna definitiva per tentato omicidio a 4 anni e 11 mesi di carcere. La Cassazione ha rigettato il suo ricorso alle sentenze di primo e secondo grado. Onichini dovrà anche risarcire con 25.000 euro Elson Dreka, il trentenne albanese che il 22 luglio 2013, nel tentativo di rubare l'auto di Onichini dal garage, scoperto venne gravemente ferito a un fianco da un colpo di fucile sparato dal proprietario. Nessun commento per ora dal legale del negoziante, l'avvocato Ernesto De Toni. Egli, insieme a Onichini, sperava che la riforma della legge sulla legittima difesa potesse ribaltare la sentenza di primo grado. Il procuratore generale, nell'aprile 2019, aveva chiesto che il reato venisse derubricato in eccesso colposo di legittima difesa. Dopo il colpo di fucile con cui ferì il ladro al fianco, Onichini caricò l'uomo in auto per poi abbandonarlo in un campo. Durante i processi, l'avvocato difensore ha sostenuto che Ndreka lo aveva minacciato con un coltello alla gola e per questo il macellaio lo scaricò giù dalla macchina. Siamo nel Vicentino ora per una raffica di furti in abitazione, il colpo più grosso in una casa a Montegalda. I ladri hanno rubato oggetti per un valore di 50.000 euro.
Raffica di furti in appartamento nel giro di poche ore tra Est Vicentino e Area Berica, tra cui un colpo da 50.000 euro in una casa a Montegalda. È stato il proprietario a denunciare il furto ai carabinieri una volta rientrato a casa. I ladri si sarebbero introdotti dalla finestra, rovistando in camera da letto e portando via monili non assicurati per un valore di 50.000 euro. Ma altri due sono gli episodi denunciati, entrambi a Campiglia dei Berici. Il primo avvenuto nella serata dell'11 settembre, a chiamare i militari dell'arma la proprietaria, che non era nella casa di via Brandizzi al momento dell'incursione dei ladri e che al rientro ha fatto l'amara scoperta. Le erano stati rubati 800 euro e vari monili in oro dal valore ancora non quantificato. Stessa cosa poco lontano, i ladri in azione in una casa di via Marconi hanno portato via oggetti in oro dal valore stimato di circa 5.000 euro. E oggi è stato anche il primo giorno di scuola per tantissimi alunni del Veneto. Abbiamo sentito la dirigente Palumbo, ci sono state 5.800 nomine in ruolo, 14.000 invece le supplenze assegnate, 1.400 di queste hanno rifiutato l'incarico. Dunque, per quanto riguarda il corpo docente, c'è ancora un ammanco di 1.400 tra insegnanti e personale ATA in Veneto. Sostanzialmente una scuola che parte senza intoppi, con l'obbligatorietà del Green Pass. Abbiamo fatto l'impossibile, ha detto oggi il presidente Luca Zaia. Devo dire che siamo un po' in apprensione perché stiamo tentando di fare l'impossibile. Doppia visita per il presidente Luca Zaia oggi nella Marca Trevigiana, all'Istituto Enologico Cerletti, la sua scuola, una di quelle prescelte per il maxi screening con i tamponi salivari molecolari. Poi a Codogno con la presentazione del nuovo polo logistico Piave Servizi, dove di nuovo è tornato a parlare dell'impegno della regione. Stiamo facendo l'impossibile, ha detto, per mantenere il nuovo anno scolastico in presenza e i presupposti ci sono. Questa mattina, oltre ai 3.000 mezzi che abbiamo di base, abbiamo in aggiunta 341 mezzi privati, appunto, che vanno ad aumentare la flotta dei trasporti regionali. Ha ribadito anche in questa occasione la sua contrarietà verso l'obbligo vaccinale, una decisione che, se presa dal governo, potrebbe essere ulteriore fonte di odio e divisioni. Ho l'impressione che l'obbligatorietà, e lo dico da vaccinato, quindi a me non cambierebbe nulla, l'obbligatorietà creerebbe ancora più dibattito, ancora più astio, e soprattutto voglio anche sottolineare che a mio avviso l'obbligatorietà poi porta un altro tema, che gli irriducibili comunque non si vaccinerebbero, per cui il risultato non lo raggiungiamo. Noi invece dobbiamo comunicare. La scelta di calmierare il costo dei tamponi per i soggetti, vedi personale scolastico, sui quali pesa ad oggi l'obbligo vaccinale, potrebbe essere presa dal generale Figliuolo. Intanto la regione accelera e già entro questa settimana, dunque con anticipo rispetto alla roadmap del governo, in Veneto i pazienti fragili riceveranno la terza dose. Si parte dai fragili, dagli oncologici, insomma da quelle categorie, diciamo, per noi strategiche da mettere in sicurezza, sempre su base volontaria. Ed è arrivato l'ok del governo proprio dal generale Figliuolo, che abbiamo nominato in questo servizio. Con la terza dose la somministrazione partirà con la prossima settimana, quindi da lunedì 20 settembre. E per raccontarvi il primo giorno di scuola andiamo a Vicenza. Istituto Tecnico Economico Fusinieri. Come la maggior parte degli istituti superiori vicentini, oggi anche qui inizia ufficialmente il nuovo anno scolastico. Sono le 7.40, quindi fra 5 minuti entrano i ragazzi. Praticamente abbiamo scansionato, controllato il Green Pass dei docenti che hanno la prima ora. Il controllo del Green Pass per docenti e personale è stata la prima preoccupazione per i dirigenti scolastici. Fino alla mezzanotte di ieri era in vigore la procedura attraverso l'app ministeriale. Non era ancora stata ufficializzata l'operatività della modalità più snella di controllo delle liste del personale. Ma alla fine, sia pure in extremis... Il Ministero ce l'ha fatta, sì. Questo sì, penso sia un successo anche perché per noi è una grossa semplificazione. Noi questa mattina, essendo il primo giorno, la dirigente in particolare ha preferito adottare il doppio controllo. Con il suono della prima campanella si completa la liturgia.
Gli studenti, come negli altri istituti superiori, entrano a scuola, lezioni finalmente in presenza. Un'attenzione in più per le classi prime, gli ingressi sono ad orari diversificati. Si inizia con lo spirito estremamente fiducioso. Quest'anno, oltre a tutte le misure di sicurezza, abbiamo tutto il personale assolutamente vaccinato e comunque con il Green Pass. Quindi siamo fiduciosi di cominciare meglio dell'anno scorso e di continuare meglio dell'anno scorso. Anche per le scuole comunali è stata la giornata ufficiale di avvio. Per la cronaca, oggi si registra anche il primo caso di chiusura in quarantena per 14 giorni di una sezione di un asilo nido. Una educatrice è risultata positiva al tampone molecolare. Il tutto nel rispetto della sicurezza previsto dalle procedure già codificate. La giornata di festa è proseguita poi con la visita del sindaco Francesco Rucco al comprensivo IC2. I ragazzi lo hanno accolto a suon di musica. Si parte finalmente, riaprono le scuole, riaprono la comunità scolastica, la scuola in presenza è quello che volevamo e siamo riusciti a organizzare un sistema di accoglienza e di trasporti idonei e da questo punto di vista credo che la presenza dei bambini sia sempre una presenza positiva all'interno della scuola, con insegnanti che a Vicenza sono di alto livello professionale a livello di formazione, quindi un ringraziamento a loro per quello che fanno tutti i giorni anche per i nostri figli. Primo giorno di scuola anche con il nodo dei trasporti, siamo andati a vedere com'è andata a Treviso. Stazione di Treviso, 7:30 del mattino, il principale snodo del trasporto scolastico insieme a quello di Viale Europa. 40 i bus aggiuntivi messi in campo da MOM per potenziare il trasporto extraurbano così da rispettare il limite di capienza dei mezzi fissato all'80%, raddoppiate le corse nei tratti urbani. A parte che oggi i due istituti non vanno a scuola, quindi inizieranno domani, però la situazione è tranquilla. Abbiamo i nostri steward che controllano i carichi e credo che insomma, oggi è andata bene per adesso. Abbiamo 3 pattuglie dislocate nelle zone più importanti dove ci sono gli studenti, per cui stiamo monitorando la situazione e devo dire che fino adesso la situazione è sotto controllo. Controlli della polizia locale, ma per il primo giorno niente sanzioni. Si proseguirà per l'intera settimana per verificare i comportamenti degli studenti. Soprattutto il distanziamento e l'utilizzo della mascherina, perché sappiamo che è obbligatorio dove c'è il sovraffollamento, come in queste situazioni. È necessario utilizzare la mascherina, noi verifichiamo soprattutto questo. Norme di sicurezza che verranno ribadite anche nei cartelli che il comune farà posizionare a ogni fermata. Vigili ma non solo, anche 55 steward messi in campo da MOM. Qua in stazione abbiamo 2 punti, in via Roma e di fronte alla stazione. E ci sono gli addetti che stanno controllando, poi gli istituti che vanno a Lancenigo prendono il treno e anche là abbiamo delle verifiche sui carichi. Ci vorrà qualche giorno sicuramente per capire i flussi dei ragazzi e poi entrerà nella classica rotazione scolastica. Questa è una situazione che dovremo tenere controllata giorno dopo giorno. Oggi hanno cominciato tutta una serie di istituti, domani si aggiungeranno degli altri. Adesso c'è anche una questione legata al numero di abbonamenti che probabilmente vedrà nel mese di ottobre un ulteriore aumento anche degli utenti nei bus, quindi insomma terremo monitorata la situazione con lo scopo di garantire sempre un servizio di altissima qualità e massima sicurezza da un punto di vista sanitario. In Viale Europa situazione più variegata, come testimoniano le voci degli stessi ragazzi. Pieno, c'erano anche poche navette, onestamente mancano dei pullman. Era pieno di gente così. Pieno, ma non troppo. Si poteva stare anche seduti. Tamponi salivari nelle scuole, si parte domani con i primi 141 nei due istituti Sentinella. Siamo nel Veneziano, Mirano e Spinea. Eccolo il tampone salivare che si farà nelle scuole Sentinella dei prossimi giorni, nel distinguo tra quello da masticare a mo' di gomma per gli studenti più grandi e quello a forma di bastoncino da tenere in bocca per i più piccini, come spiega il responsabile del Dipartimento di Prevenzione della URSS 3, Serenissima. Qui avrà uno stecchino che la tiene fuori in maniera che non la ingoino perché sono ragazzini più piccoli e sempre anche loro dopo un minuto dovranno estrarla, metterla in un contenitore, come si fa nei normali test, chiudere con un tappo a scatto e poi consegnarla a scuola al momento dell'arrivo in classe. La scuola provvederà a raccogliere il materiale. Questi tamponcini con il loro contenitore hanno già delle etichette che noi prepariamo precedentemente
e nella stessa mattina saranno già in laboratorio di microbiologia. Due le scuole del Veneziano che verranno monitorate con le due unità mobili dell'azienda sanitaria presenti già da mercoledì prossimo per la raccolta dei primi tamponi distribuiti dalle prossime 24 ore. Una nel territorio di Mirano, l'Istituto Majorana, un liceo scientifico, e uno nel territorio di Spinea, una scuola elementare e media. Nella prima fase andremo a testare circa 140 ragazzi e via via il progetto sarà implementato fino alla copertura di tutti gli studenti. Istituti che verranno seguiti per l'intero anno scolastico con una cadenza quindicinale nell'ambito di un progetto nazionale che ha visto il Veneto capofila. Ricordo, questo è un campione che non è fatto all'interno della U3, ma è un campione che ha una significatività se visto all'interno dell'intera regione e facendo poi riferimento al progetto nazionale. Ora a Sarmede nel Trevigiano, un cortocircuito alla batteria sarebbe questa la causa dell'incendio che nella mattinata di oggi ha distrutto uno scuolabus che era posteggiato a Sarmede in via Sarmati. L'allarme era scattato alle 9 circa e ha portato ad intervenire due squadre dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto e Conegliano che hanno agevolmente spento le fiamme. Il pulmino dell'azienda Battistuzzi era entrato in servizio durante la mattinata trasportando alcuni bambini della zona. L'autista lo aveva parcheggiato in via dei Sarmati dopo aver terminato il servizio. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Sarmede, Larry Pizzi. Andiamo in pubblicità, a tra poco. Siamo al caso Prosek, ben ritrovati. La richiesta della Croazia di protezione della menzione Prosek è stata pubblicata oggi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Si tratta di un primo passo verso il riconoscimento di un marchio del tutto simile al nostro Prosecco. La levata di scudi è stata unanime, non ho parole per commentare quanto accaduto. Di questa Europa non sappiamo cosa farcene, un'Europa che non difende l'identità dei suoi territori. Si tratta per il governatore del Veneto di una decisione vergognosa. Di decisione incredibile parla anche la Coldiretti di Treviso. Per il consorzio DOC la partita non è chiusa. Il governo contrasti questa decisione, le parole di Deborah Serracchiani. Di pochi minuti fa la comunicazione del Ministero dell'Agricoltura di impugnare questo passaggio. E si è conclusa l'Idola 78esima mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia con tre premi, anche se Leone d'Oro è andato in Francia. Sentiamo l'emozione di quei momenti. La 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia si è conclusa al Lido con il verdetto della giuria di Venezia 78 che ha assegnato 3 premi su 7 del palmarès principale agli italiani, anche senza Leone d'Oro finito in Francia. Per loro è stata una grande gioia. Iniziamo con Filippo Scotti, vincitore del premio Mastroianni, protagonista principale in È stata la mano di Dio. Fabietto del film di Paolo Sorrentino che ha ottenuto anche il Leone d'Argento. Felicissimo, è un premio meraviglioso, sì, è un premio meraviglioso, un'esperienza meravigliosa e sono davvero felice. Te ne aspettavi? Ma sinceramente no, no, i premi sono qualcosa di strano per me, non sono abituato a ricevere premi, è molto molto strano devo dire. Hai una dedica? Probabilmente la mia famiglia che veramente mi ha sempre sostenuto e ai miei amici, alla mia gente, e, sì. Un po' la ripartenza dell'Italia che dicevi quando ci siamo sentiti. Ma chissà, cioè nel senso siamo qui alla mostra del cinema in un momento molto difficile, quindi diciamo sì, questa è una bella ripartenza. Molto felice, è un premio prestigiosissimo. Ne abbiamo avuti due, un altro l'ha avuto il mio meraviglioso attore e siamo strafelici. A Il buco di Michelangelo Frammartino è andato invece il premio speciale della giuria. Pensa che sorpresa che è, già è stata una sorpresa quando Alberto ha deciso e la commissione di metterlo in concorso, questo film sotterraneo. Adesso addirittura un premio, un eccesso di visibilità per degli speleologi. Un premio, credo sia una grande soddisfazione. Certo, e vado a condividerlo con i miei compagni di viaggio. Penelope Cruz vince la Coppa Volpi e dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento in Sala Grande si è fermata a parlare con noi.
Un premio, una grande soddisfazione, una grande gioia. A great satisfaction for your prize. Una grande gioia, sì. Sono molto contenta di questo premio. Molto contenta di come hanno andato i due film in questo festival. Cosa le ha colpita di più di questa serata di premiazione? Di questa serata? Di essere lì con tante persone che ammiro, di tanto talento, registi che ammiro molto come Jane Campion, Maggie, che la conoscevo da prima. Sono molto contenta per lei perché è il suo primo film e sta andando molto molto bene. Essere stata a Venezia? Mi piace moltissimo Venezia e questo festival. Sono stata qui la prima volta quando avevo 18 anni con il mio primo film con Vigas Luna e anche con Javier e Jordi. Allora ho tanti ricordi belli di questo festival. Questa sera alle 21.15 il primo attesissimo confronto fra i cinque candidati sindaco a Conegliano. Le sfide del territorio, patrimonio UNESCO, la sicurezza, il rilancio di commercio e lavoro dopo il Covid. Protagonisti del dibattito in onda questa sera a Ringa, la presenza dei cinque sfidanti per la poltrona di primo cittadino. Piero Garbellotto, Francesca Di Gaspero, Fabio Chies, Antonio Quarta e Lorenzo Damiano. Questa sera alle 21.15, dunque non perdete l'appuntamento con l'informazione. Dopo di noi c'è TG Venezia e ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione africana, nei prossimi giorni condizioni tipicamente estive con una nuova breve fiammata calda che farà salire le temperature oltre la media stagionale. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 14 settembre evidenzia una situazione di bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato. Non sono attese precipitazioni degne di nota e il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Temperature, come detto, in lieve aumento, minime tra 13 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stessa situazione, con tanto sole, cielo limpido o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime sui 28-31 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, anche qui sarà soleggiato e senza piogge. Il cielo si presenterà sereno o velato. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.